Bentornato amico mio, bentornato al nuovo video di Resatura Tradizionale con Stefano. Lo so, io di tanto in tanto manco, ma c'è stato anche il Movember. Ed ora che finalmente il Movember è finito per me, con qualche giorno di anticipo, seppur questo video probabilmente uscirà i primi di dicembre, qui finisce il mio Movember. Questa mattina mi sono rasato la testa, rasatina veloce. Adesso andiamo a fare subito un taglio drastico con questo, perché ne ho veramente tanta, trascurata, come vedete non ho curato niente, ho fatto crescere tutto in maniera così selvatica, selvaggia, però volevo andare a provare questo, pensate, ce l'ho da un po', non l'ho mai provato, quindi lo andiamo a recuperare. Torino, questo qua è la versione, quella, le forti sensazioni del 2021, profumo particolare, ambrato, un po' fiorato, mi piace, ovviamente maialozzo vecchia scuola, d'orco in plastica, perché a me regala veramente delle sbarbate fantastiche, sono troppo sottovalutato questo piccolo oggettino, e ovviamente Gillette di produzione russa, che sono sempre più difficili da trovare e a prezzi sempre più alti, perché le ho viste in un supermercato, non voglio fare il nome, ma 4,99, secondo me è un po' eccessivo, di un euro alla metta, sinceramente è un po' tantino. Comunque ragazzi, bando alle ciance, per te sarà un istante, io me rado e ritorno con la faccia leggermente più pulita, ci vediamo tra poco. Ed eccoci qua, voilà, come avete visto, rasatina veloce di macchinetta per forza ragazzi, avevo la barba veramente troppo lunga, ho messo nel frattempo in ammollo il pennelletto e andiamoci ad aprire questo. Tra l'altro confezione carina, perché viene data anche la spatolina per chi ama raccogliere il prodotto in maniera diversa. A me piace prelevarlo direttamente dalla ciotola. Buon ragazzi, forse fuori periodo, ripeto, forse non è proprio per il periodo, però non ce ne frega niente, non è che... No? Deve regalare una sensazione piacevole, per cui intanto ci andiamo ad armare, è vero, il rasoietto, per levare una di queste, tutto work in progress, come viene, non ho previsto niente, come viene la sbarbata sarà il sangue, quindi io spero sempre di riuscire a fare video, ma ragazzi il tempo è proprio poco, come potrete immaginare. Sto facendo la barba due giorni prima, oggi è 28, vi dico anche il giorno in cui sto registrando questa cosa, perché domani mattina all'alba si parte per andare a fare una nuova avventura, e poi insomma chi mi segue lo vedrete, che mi hanno voluto col baffo e andiamo col baffo, voilà, armato, tac, un pochino di acqua, perché il prodotto non è particolarmente duro, una pasta non troppo dura, però sicuramente un goccino di acqua calda aiuta, la lasciamo stare un secondino, mi sciacquo un secondino il viso, adesso siamo a un mese e poco più che non mi rado minimamente, quindi vediamo un po', un prurito che è successo, bollicina. Può darsi. Va bene. Non uso prebarba, non volevo usare prebarba, non volevo usare niente di tutto ciò. Strizzatina al pennello. Togliamo l'acqua in eccesso e andiamo a prelevare. Via. Come viene. Andiamo su un bouquet floreale. C'è anche qualcosa tipo di marino, di ozonato, boh, non lo so, vabbè, si sente anche qualcosa di dolce, ambrato, non lo so, vabbè, vediamo che va a succedere, vediamo che cosa andiamo a combinare, io non lo so, come vedete, poi vediamo se serve, ne prelevo altro, ma non credo che ne servirà, perché l'ha già montato, vediamo, come vedete io già ho la pelle rossa irritata, non ci facciamo mancare niente, che non sia mai che la mia pelle mi permetta di farmi una sbarbata senza farmi
senza farmi massacrare il viso, perché no, non vorrei abituarmi male. Nel frattempo, ragazzuoli, io spero che nei commenti mi scriviate come state, perché io purtroppo, ripeto, sono latitante, lo so, ne prendo anche le mie colpe, purtroppo chi mi segue su Twitch sa, insomma, il perché. Tra Twitch, tra Kick, insomma, ho tante cose, prima neanche lo dicevo più, me ne frega più niente, ragazzi. So che penalizzano, so che YouTube penalizza questa parola nell'algoritmo, ma a noi non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. Direi che ho montato. Vediamo come va, eh? Vediamo come va. Allora, direi che di protezione se ne sente, perché c'è. Anche se la consistenza non mi fa impazzire. A livello proprio di viscosità di sapone non mi fa impazzire, però c'è, nel senso, comunque c'è. Però vediamo. Andiamo a vedere poi il risultato anche finale, perché magari non è bello, ma balla. Sarebbe un'ottima cosa, sarebbe una grande sorpresa. Perché no? Perché no? Io, come avevo detto, non ho fatto acquisti al Black Friday, non ho fatto niente perché ne ho tanti di prodotti e sinceramente farli rovinare, sprecarli, visto anche il tempo che io posso dedicare purtroppo a godermi questa passione, purtroppo è sempre meno. Ho fatto dei buoni acquisti quest'estate quando sono andato proprio a trovare gli amici della Goodfellas proprio a Bergamo, che tra l'altro saluto e ringrazio, simpaticissimi. Società veramente seria, ragazzi, mo al netto di tutto, e non è che mi sponsorizza, io non so, pagato da Goodfellas, quindi veramente belle persone, ragazzi. Allora vediamo un po' che bollicino, ma ripeto, sono anche abbastanza irritato proprio di mio, perché comunque la barba lunga lasciata anche trascurata non aiuta per niente. Andiamoci a fare il secondo passaggio. Ho avuto il piacere di conoscere anche Paolo Barasso, come avete visto, insomma, su Facebook, per chi mi segue anche su Facebook. Ci siamo divertiti, insomma, io e la regia siamo fatti una passeggiata. Volevo passare anche a trovare Donato, ma purtroppo il giorno che sono andato, ahimè, Donato aveva chiuso. Era chiuso, quindi non ci siamo trovati. Io purtroppo venendo da Roma ero on the road e non ho potuto fare diversamente che salutarlo e dirgli vabbè. Ricapiterà, però sì, andremo sicuramente a ribeccarci. Volevo andare a prendere il profumo del pirata, ma non è andata. Allora, devo dire che protezione c'è, devo dire che
prezzi. In protezione c'è, mi sono tagliato anche meno rispetto a tante altre volte, eh? Qui c'è solo qui una bollicina e basta, c'è poco, poco e niente, insomma, come, come rossore ce l'ho, ma di mio. Quindi io direi che... Vuoi merito del dorco che è molto delicato, merito delle gilette con cui mi trovo molto bene, ma devo dire che non è male affatto. Anche la profumazione, devo dire che poi si sviluppa, è piacevole, si esce fuori un pochino lambrato, in coda esce un pochino lambrato. Sì, qualcosa di ambra, di dolciastro, non lo so se non è fava tonka, però penso sia ambra, però... Questo fiorato un po' zonato, mi piace, forse più primaverile, estivo, fresco, però sti cavoli, la testa me la sono fatta con il sandalo di Proraso, quindi dai, è andata bene. Vado a levare l'acqua in eccesso, nel frattempo mi sciacquo il viso con l'acqua bella fredda, così diamo, no? Una fissatina. Ho avuto tante belle dritte da parte di Paolo, un professionista, una gran bella persona, tra l'altro mi ha fatto una sbarbata con un mano libera che è stata una cosa di un gradevole. Arrivo, oh, allora facciamo così, una passatina ce la diamo comunque con l'allume di Rocca, visto che è un po' che non mi sbarbo. Zero pizzicore, eh? Devo dire, vedete, a volte sensazione è stata molto diversa da quello che è DFS. Questa volta ha fatto un gran bel prodotto, cavolo. Bello. No, devo dire, non ripeto, al tatto la sentivo un po' evanescente, non particolarmente densa, quello per colpa mia, non lo so, però c'è, è molto buona, ragazzi. Primo sa di pulito, è una cosa che si dice, quindi quando sento saponi che mi danno proprio questa sensazione di pulito, a me piace tanto. Buona, quindi non mi sconfifferava, non mi convinceva, invece poi, ragazzi, Red Point, lo sapete che fine faccio di Red Point. C'è qua, tutto, via. Sto perdendo fin troppo tempo, via, voglio farla veloce perché c'ho da fare. Ah. Belli freschi, tutti precisi, tutti carucci. Oh, mamma mia. Baffone di una certa importanza. Vogliono così, poi domani me lo sfoltiranno loro in fase di trucco o parrucco, insomma. Io glielo porto più o meno così, poi vedranno loro che cosa vogliono, senza stare troppo a menare il can per l'aia, come si dice. Allora, è vero che Paolo mi ha sconsigliato sempre, dopo una rasatura con una pelle come la mia, di usare l'alcolico, ma io non riesco a far meno, raga. Mi brucerà, mi irriterò, ci vorrà questi qualche Red Point, ma raga, lo schiaffo alcolico è sempre tanta roba, secondo me. Allora, veniamo a vedere, perché essendo molto alcolico viene più fuori il fiorato. Vediamo, andiamo a vedere questa versione, e poi vediamo se prendo pure da quella 2023 a sto punto, perché se tanto mi dà tanto. Beh, sì. Decisamente più fiorata. Allora, non sembra neanche la sua. È molto diverso come... Siete di orchidea. Più dolce, ma più fiorato. Più dolce,
dolce ma più fiore, più fiorato. Buono, molto elegante, devo dire. Vediamo, c'è scritto. Allora, note di testa sono galbano, bergamotto e gelsomino. Forse il bergamotto si sente più, che è più asprognolo. Cuore ozonide e orchidea, infatti. Il fondo sono legni e ambra, io avevo sentito l'ambra. Buono, devo dire veramente buono. Metto un altro po', ragazzi, tanto non ce l'abbiamo. Ma sì, scialacqua, scialacqua, che sapete. Bello, sono contento. Voi ce l'avrete sicuramente tutti quanti, quindi non è che ve lo sto a consigliare, insomma, essendo un 2021 sicuramente ce l'avete già tutti, lo avete già usato. Io arrivo comunque sempre con calma, dopo, con calma. Mi piace anche l'idea che abbiano introdotto e un coperchio per proteggere il prodotto, oltre al classico tappo, ma anche questo, che spesso non abbiamo noi amanti di questa, della rasatura, quindi questa è un'altra piccola cosa in più che secondo me fa anche capire l'attenzione che la DFS ha messo in questo prodotto. Non vi sto a dire la lametta come era, perché la sapete, del rasoio, né tantomeno del vecchio caro maialazzo. Sempre tanta roba. Ragazzuoli, io mi levo dalle scatole, grazie della compagnia. Ti invito a lasciare un like, un commento, a iscriverti al canale se te va, e se non te va bene uguale, amici come prima. Ricordatevi che se vuole bene, buona vita. Ci vediamo presto, verbo riflessivo. Ciao!